Antonio Di Cosimo, che è vicepresidente del Polo Inoltra, Innovazione Logistica e Trasporti. Un intervento molto breve, con una piccola provocazione però. Il Polo Inoltra ha sede, che ha un ruolo importante per quanto riguarda, è uno dei poli di innovazione della Regione Abruzzo, tutti lo conoscono, una platea di addetti ai lavori naturalmente, quindi non mi sto a dilungare sull'importanza dei poli, però ha sede fisicamente in uno di quelli di quelle cattedrali del deserto, diciamo così, che sono state, così come state definite prima dal professor Forte, cioè anche l'interporto di Manoppello, presso il quale voi avete sede, non riesce ancora a svolgere appieno questa sua funzione. Allora, lei che si occupa di una struttura che ha sede lì, le chiedo perché? Intanto mi lasci ringraziare tutti per questa opportunità e anche per tutto quello che abbiamo potuto fare insieme con tante delle persone che partecipano a questo incontro. E voglio portare i saluti del nostro presidente D'Arcangelo, che per questioni personali non è potuto arrivare in tempo e quindi mi ha dato questo onere e anche piacere di è una buona notizia che sì, sta lavorando, tutti fanno riunioni sì. Qua c'è qualcuno che trasporta qualcosa, che trasporta, quindi è così. Infatti quello la sua provocazione è interessante per questa ragione: prendo a prestito le parole introduttive del nostro mattatore di oggi, no, che è stato Euclide, quando dice siamo complementari. No, Euclide, perché sennò Nervegna si arrabbia, capito? Perché lei è quello tranquillo, lui è quello che parla sempre. Va bene. Il tema è questo: siamo complementari. Forse per la prima volta, e qui io parlo soltanto da operatore logistico, quindi colui che poi utilizza tutte queste cose di cui ho sentito veramente dei riferimenti eccezionali, e del concetto del fare sistema. Perché stiamo là dentro? Siamo là dentro perché quello rappresenta o ha rappresentato, vuole rappresentare per l'Abruzzo la prima pietra miliare insieme agli autoporti di un concetto nuovo, innovativo di distribuzione logistica. Questo fare sistema, abbiamo visto che poi i mutamenti geopolitici a volte fanno successo, a volte purtroppo possono anche non farlo, ma può essere comunque ancora vantaggioso mettere a rete tutto quello che comunque oggi c'è, piuttosto che pensare a quello che potremmo fare. Intanto cominciamo a portarci a casa quello che c'è. Fare sistema significa esattamente quello che stiamo facendo, e qui mi dà anche la possibilità di ringraziare Mario Miccoli, perché come Polo Inoltra ad esempio abbiamo fatto un protocollo d'intesa tra l'ASPO e il Polo Inoltra proprio per cominciare a lavorare insieme sui concetti di portualità, su tutto quello che insieme si può costruire per rendere vantaggioso questo sistema che c'è, come dicevamo prima. Questo va allo stesso concetto del sistema paese, però ecco, piccole cose, cominciamo a fare quello che oggi è già possibile fare. L'ITS, quindi non solo infrastrutture ma teste pensanti che poi siano in grado di portare a casa gli obiettivi e le opportunità che ci stanno. E poi devo dire anche tutto ciò che la regione, tutto ciò che la regione è stata capace di intercettare affinché queste cose poi creino anche innovazione. Ad esempio noi stiamo lavorando sul concetto del Lab for City, ecco che riprendiamo a prestito l'interporto, quindi un posto dove far arrivare le merci massive che poi collega il porto di Ortona piuttosto che l'aeroporto, piuttosto che la città. E questo permette di andare ad esempio con auto elettriche, quindi con qualcosa di basso impatto ambientale e quindi qualcosa che riduce anche gli incidenti, tutte le cose a cui faceva riferimento il professor Forte, che sono cause conseguenziali a queste scelte. Poi stiamo lavorando sul Port Community System, perché ci abbiamo anche un altro problema, oltre al porto infrastrutturale, che parliamo lingue diverse rispetto ai vari porti, quindi anche questo progetto ormai è in fase avanzata di sistemazione. Questo solo per dire che questa piccola regione, appena ci si dà la possibilità di fare qualcosa di interessante, e prendendo ad esempio Nervegna, che io lo vedo proprio come testardaggine abruzzese. Noi ai Calabri saremmo i più testardi, io poi sono marsicale, quindi ancora più testardo, però è una testardaggine positiva, cioè quella goccia che picchiando fa spaccare anche le rocce più dure. E mi auguro che questa regione
con questa modalità, perfetto, abbia successo che si meriti.